registra finché queste cose mi succedono. Ma è del mestiere questo. Esatto. Cose che non mi capiteranno mai più. What's up, borghesi? Dopo la giornata epica dell'ultimo video, ovvero il Dolomites Bike Day tra le Dolomiti, sono pronto a fare la bragottata dell'anno. Infatti, munito della mia 101 FX ibrida di Villiers, bellissima le bike! Oggi faremo il giro delle 4 baite. Alessandro Borghese è suca. Cominciamo bene. Joao, fatti vedere, Joao! Purtroppo lui non verrà con noi perché non è munito di bici speciale. Ha un crampo alla chiappa. Ma in cosa consiste il giro di queste 4 baite? In pratica ci fermeremo in 4 baite. Che bar sei tutti serai? E neanche un bar verde. E invece oggi sei tutti verti. E a ogni baita daremo dei giudizi in base a location, comodità delle sedie, quanto appiccica il bancone e il pavimento, perché è un bar da bevitori. Deve appiccicare. E bonus. E ovviamente nessuno lo sa, o forse è meglio dirlo, abbiamo un budget prestabilito per ogni baita, quindi birrette e taglieri o quello che è per tutti. Partiamo in salita però, ma tanto abbiamo le bike. Il percorso, che ve lo dico a fare, niente male. Si è arrivati? Il giro è aperto a tutti, l'avevo comunicato attraverso delle storie Instagram. Infatti si è aggregato un po' di gente. Non ho idea di cosa aspettarmi, se non quello di arrivare vivo almeno alla terza baita. Incredibilmente, considerando il mio canale, c'è anche una discreta quantità di mona. Lo so, sembra pazzesco, ma è così. E né io né Joao abbiamo messo del budget per questo. Caraca. Non mancano nemmeno gli strappetti in salita, e io non ho intenzione di mettere il turbo. Ho appena detto una cazzata. Com'è Albi, col motore? Il motore. Abbiamo già i primi problemi tecnici. A Gigi è scesa la catena, abbiamo spaccato tutto. Oh, un cerbiatto. Avevi un po' di chattering? Sì, sul davanti faceva così. Non ha lavorato bene questo giro, eh. Attenzione, mi metto in scia ad Albi e va, infatti, che come glielo dico accelera, non mettendo mai il turbo. Sono tipo dei pezzi, penso al 20%, e qui mi segna 170 battiti. Sono veramente in formissima. Io mi sento come i fratelli Lupato. Sono fiero di me. Comincio a vedere le madonne anche nei bike. Cosa è possibile? Cosa devi fare? La Wimpy. Il prossimo che mi dice che con la bici ibrida non si fa fatica in eco, ave copo tutti. Uff, bestia, non la faccio più, Fioi. E che è stata l'idea del giro dei 4 baite? Non si poteva arrivare direttamente alla prima? Era bigasato. Butta giù due cambi. Ma piano, dove vetto? 174 battiti. Brutto, non è assolutamente brutto. Che meraviglia. Freschi come una rosa. Abbiamo perso gente. Che fisico. Adesso non esagerare, Luigi. Io pensavo di essere arrivato alla prima baita, invece no. Però ora c'è la discesa. Poco, ma c'è la discesa. Almeno a me quei freni mi sentono. Vado. Diciamo che forse devo dare la controllatina ai freni. A quello dietro c'è traffico. Attenzione, parabolica, off-road. Rientra, riesce, rientra, rimà. Margheritine, posizione aerodinamica alla Loli Cervelli. E siamo arrivati. Vabbè, ma che bello è. Ma lo spettacolo della giornata e di sto posto è incredibile. Vabbè, giusto i manubri qua. Vai piano, perdi tutti, va. E ridendo e scherzando, sgommatina, che non si fa mai. Benvenuti alla prima baita. Ora andiamo dentro a vedere cosa ci aspetta. Mentre loro guarderanno gli interni, noi andiamo in cucina. Mi piace. Sai che fanno quella cagata lì? Alberto. Attaccato dal balcone. Non ci siamo. Voto? Due. Due. Troppo. Due. Location? Andiamo a vedere la panorama. Beh, una location emozionante, anche se sui tavoli vediamo ancora troppe Coca-Cola. In effetti. Location? Voto. Yes. Cominciamo dalle cose serie. È la tua? Luigi! Oh. Salute! Servizio? Servizio ci siamo. Qualità della birra? Non lo so, perché sto vedendo la birra. Buono, buono. E la prima è andata. Che ben che stavo, Fioi. Ci sono cose che nella vita ti ho insegnato, ma ce n'è solo una che hai capito. Eccola qua. Siamo pronti per la prossima. Perfetto, Albi. Registra finché queste cose mi succedono. La facciamo tipo così, che viene bene. Come vuoi. Ma se siete seri. Ma abbiamo Maffei. Ma tutti insieme volendo. No, no, prima noi. Aspetta, questa cosa potrebbe essere in magia copertina. Salutate là. Ciao. Ciao. Non mi capita mai. Devo schiacciare questo. Cioè, non sa neanche come si fa. Ma è del mestiere questo. Buono, esatto. Oh, ce l'abbiamo. Oddio, forse no. Vanno bene. Sì. Cose che non mi capiteranno mai più. Tipo, ho preso un'energia adesso che posso fare lo Stelvio senza batteria. In pratica mi sono sentito Albi Maffei per un giorno, per due minuti, senza guardarmi allo specchio. Bellissimo. E così, dal primo rifugio dove ho vissuto emozioni indimenticabili, benvenuti alla seconda baita. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. Con un panorama leggermente carino. Alla Marmolandia lì. Siamo appena arrivati alla seconda location. Andiamo dentro a vedere cosa ci aspetta. Qua cominciamo a ragionare. È vero. Si vede che o sta andando avanti il tempo di una giornata o la situazione si fa seria.
Comincia a appiccicare. Salve, salve. Voto 6. Sai cosa manca? Un topper sulle panche. Topperino. Cazzo, sì. Salute. Giulia, dai un voto da 1 a 10 per il pranzo. 10 più. Ok, perfetto. Io sono Robby. Je trun Anna Baladun. L'ho detto giusto. L'ho detto giusto. Ho imparato questa cosa in ladino. Bellissimo. Possiamo andare in giro per tutta Ortisei e dintorni e qua a Val Gardena. Tutto possiamo andare. Beh, non sembrava un no. Ora vi insegno una cosa che ho imparato adesso. Quella è la bandiera ladina, verde, bianca e blu a strisce, e rappresenta i boschi, la neve e il cielo. Sappiatelo. Ripartiamo. Sarà lunga fino alla terza baita. Tipo qua. Madonna, la discesa. Allora, quanto mi caso adesso? Quanto mi caso? No. No, Giuli, no. Abbiamo anche una caduta. Niam. Un giorno o l'altro mi piacerebbe cominciare col downing, ma mi manca solo quello. Già ho lo scafoide rotto e già ho lo spirito di mollarla. Non posso far tutto, non posso far tutto. Ma se c'è una cosa che posso fare... Benvenuti alla terza baita. È già il nome. Volevo farvi vedere che ho lasciato indietro Alberto Maffei. Lui ha il cavalletto. Qui abbiamo il dolce. Ma prima andiamo a fare la prova bancone. Bravo Albi. Già dal look si presenta che non potrò mai vincere la sfida. È impossibile. Troppo nuovo, troppo pulito. Proviamo. Eh sì, è stato appena lavato. Voto 2. 10 per la pulizia, ma... Ma non è quello che cerchiamo noi. No, abbiamo anche un'esperienza diretta. Voto del tiramisù. Procediamo all'assaggio. Da 1 a 10. Abbiamo tempo, Ti sei ingolfata? 10. Attenzione però, nulla è ancora deciso. Piccolo trasferimento con vista marmolada, mai vista così bianca da non so quanti anni. Non mi faccio perdere un off-road degno del Bragotto. Vabbè, rientriamo. Piccolo e ultimo strappetto a 181 battiti, ve lo consiglio. Maria! Oh, piccola discesa. Ed è subito sgommata. Davanti ho l'olimpionico, vorrei motivarlo, ma anche un po' no. Bella la posizione, Albi. Porca... Sto spaccando tutto. Ho buttato giù al posto che buttar su. Madò, quanto mi gaso in discesa. Non posso, non posso. Siamo in versione 4 byte, devo stare tranquillo. E con l'ultimo strappetto, che con una bici ibrida, ve lo auguro. Benvenuti alla quarta e ultima baita. Non vi posso più. Ma prima, Alberto Maffei nel suo signature. Dato che sono un po' in difficoltà, me ne serve uno di riscaldamento prima. Ok, va. Li mando via. Alberto! Dai! Scusate bambini, mi fate giocare lui tipo 3 secondi? Grazie, ma guarda, proprio 3 secondi, contate fino a 3. Abbiamo mandato via dei bambini, vergognati. Ciao! Ho paura che voli via la bambina. Alberto! Bobby, è molto più difficile che mio. Grazie, scusate. Ma eccoci all'ultimo rifugio, famoso internazionalmente per le feste. Ma la vera domanda è, il bancone appiccicherà o no? Andiamo a verificare. Non lo so, ma... Oggi non riusciamo a trovarne una di giusta. Però c'è quello fuori esterno. Questo promette un po' meglio, ma... Beh, gli darei una seconda posizione. Hanno pulito troppo bene. Pulizia 10, appiccicum... Manca il mio voto, che potrebbe confermare... o ribaltare la situazione. E con l'ultimo brindisi, ragazzi, visto che è un po' colpa mia se siete qua, io volevo brindare alla vostra libertà emotiva e a una vita meravigliosa. Dopo la quiete, eccolo. È bastato un attimo di stupidera. Bello, vero? Adesso ci sarebbe bene un rutto. Bagnettino tattico prima della discesa. Giù sulle forcelle. Che bomba! L'ennesimo strappettino. No, basta, 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 basta. Incredibili questi posti. Non mi faccio mancare almeno un mini trail qua in discesa. Ma ti pare? Ma ti pare? Guarda il Bragoz con lo scafoide rotto. Calmo, 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 che siamo in cicloturismo. Minchia, il downhill se mi prenderebbe bene. No, no, anche quello no. Giorgia, primo giorno in mountain bike. Consiglio, mi avete detto di toccare poco i freni. 60 all'ora qua ha fatto. Attenzione, il Bez. Ciao. Non mi stancherò mai di dirlo, ma abito vicinissimo a dei posti incredibili, invidiati da tutto il mondo. E te credo, ma che roba. Poi vabbè, appena vedo un tornante mi caso. Non posso fare anche questo. Il fratello di Marchino. E con l'arrivo di nuovo a Corvara, scaldando anche le gomme sull'asfalto, oh,
Ale, ci tenevo a ringraziare Oakley per le incredibili esperienze che mi fa sempre fare. 4 byte forse tornerà anche l'anno prossimo, io ve l'ho detto. E vi ricordo che seguendomi su Instagram, oltre a vedere il mio vero lavoro di fotografo, potete anche rimanere aggiornati su eventi simili e capire anche come partecipare in tempo reale. Facciamo bordeaux tutti insieme, fioi. Iscrivetevi al canale, tanto anche se lo dico non lo fate. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Wow, 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 wow. Non ditelo a nessuno, ma probabilmente nel prossimo video vi porterò a lavorare con me alla MotoGP. Sempre se me lo approvano.